Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi parliamo finalmente di questa gentil donzella che si presterà a noi per i nostri account tra pochissimi giorni. Ormai manca veramente poco al suo banner, al suo arrivo. Finirà per la seconda volta il banner di Jon Lee e vediamo quanti di voi l'hanno pullato e sono riusciti a garantirsi uno dei personaggi, se non in questo momento forse il più forte personaggio all'interno del gioco in termini di metagame. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like per supportare il canale se avete piacere, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, tantissime persone che guardano i miei contenuti non sono ancora iscritte al canale ed è veramente solo un click per supportare, tutto gratuito, quindi per favore mi raccomando, e soprattutto di seguirmi nei social se avete piacere in descrizione, tra i quali ci sono sicuramente il gruppo Telegram, comincio da questo dito perché già voglio iniziare dal pollice, e il gruppo Telegram da seguire mi raccomando, siamo ormai più di 200, si parla, si fa, ci si dà una mano tra tutti, si discute, si ride, si scherza, ci si mette d'accordo per le scalette, per le live settimanali. Vi do sempre la notifica quando andrò in onda, eccetera, su Twitch. E ovviamente, visto che mi appoggio a Twitch, mi raccomando, il canale Twitch è da seguire per le live quasi quotidiane. Adesso sistemo una scalettina e poi vi aggiorno bene su tutto. In ogni caso, possiamo iniziare per quanto riguarda la nostra simpaticona di Eula. Andremo a vedere quali sono le caratteristiche del personaggio e vi do qualche dritta, qualche idea su come secondo me potrebbe funzionare e diciamo, sul fattore conviene pullare questo personaggio. Perché vedo che tantissime persone sono al momento un pochettino restie al pull di questo personaggio, un po' per il suo elemento principale che sembra essere il physical damage, non quindi il cryo, anche se ovviamente lei appartiene all'elemento cryo, come potete vedere qua dalla vision, un po' per tanti altri motivi. Il personaggio è molto bello, è splendida a livello estetico, però a quanto pare non ha fatto così breccia nei cuori delle persone come sembrerebbe. Dalla mia community ho già fatto un sondaggio. E come potete vedere dal sondaggio, dopo soltanto 6 ore dalla pubblicazione ho 156 voti e il 66% al momento sembra non essere interessato al pull di questo personaggio. Ci sono ovviamente dei motivi dietro a questa cosa e nei commenti qualcuno mi ha dato la sua risposta, qualcuno no, qualcuno dice che semplicemente vuole portare. È interessato ad altri personaggi, magari in uscita, di cui non possiamo parlare per il discorso leak, ma potrete leggere nei commenti. Andate, mi raccomando, a cliccare anche voi sul sondaggio, dare la vostra opinione, perché sono molto interessato anche per un contenuto futuro, magari di interesse per il gioco, più che soltanto per il personaggio. Quindi mi raccomando, fate questo piccolo sforzo se avete piacere. In ogni caso, come vedete, tutti i commenti vi lascio insomma, al canale. Tornando ad Eula, qua abbiamo tutte le, vabbè, ci sono varie informazioni su di lei, il suo ruolo impostato, quindi di DPS assolutamente, e come funziona e in generale il personaggio. Andando a vedere nello specifico i talenti, possiamo vedere infatti che lei ha come talento, come attacchi automatici, come attacchi normali, una serie di 5 colpi, che in realtà poi sono 7 perché la combo principale sono 5 colpi, ma il terzo e il quinto colpo vanno a essere un colpo doppio. Essendo un personaggio 5 stelle, la mia sensazione è che comunque i moltiplicatori del DPS e del danno saranno molto elevati. Allo stesso tempo, essendo un physical DPS, molto probabilmente tutto quello che riguarda i colpi, appunto, fisici sarà il grosso del danno di questo personaggio. Come potete vedere, le animazioni sono molto carine da vedere. Il colpo caricato è praticamente identico a quello di Diluc, anche se la sua durata ovviamente non potrà essere la stessa perché Diluc ha una passiva che aumenta il colpo caricato, la durata e il numero di colpi, quindi. Però questo è quello che funziona. Ovviamente dice che il colpo caricato qua consuma stamina, eccetera, normalmente, finché non arriva l'ultimo colpo che dà uno swing molto più forte insomma, per fare più danno. E ok. La prima delle sue abilità, cioè la Elemental Skill, la E, diciamo tra tutti, si chiama Ice Tide Vortex e il tap vuol dire schiacciando una volta sola. Come potete vedere, semplicemente lei colpisce davanti a sé in un raggio a conal, quindi a cono, immaginate di mettere le mani a cono gelato. Questo è il raggio di azione della mossa. Viene definito a cono tutto quello che colpisce davanti al nemico in un raggio, appunto, che si apre a, non ricordo quanti gradi siano, comunque a cono. Il danno è di elemento ghiaccio, non ci sono danni fisici in questo. Ovviamente arrivano le particelle al personaggio. Essendo qua una slime hydro, ovviamente viene congelata, quindi avete il frozen che fa parte di tutto. Ogni volta che voi fate una elemental skill senza tenere premuto, fino a 2 volte vedete questa spadina che si carica sul nemico? Fateci caso, sì, una spadina che nasce, ok? E avete una stack di questa spadina che arriva fino al massimo di 2 stack. Ogni volta che avete una di queste stack, la resistenza, l'interruzione e la difesa di Eula aumentano, quindi aumenta il suo essere un po' tankosa. E la resistenza all'interruzione permette quindi di essere più tranquilli nel fare danni. È come quando avete, se avete presente Xin Chu, lo scudo attorno, cioè avete notato che vi destabilizzano meno?
Questa è la resistenza alle interruzioni, ti permette di fare più danni senza essere interrotto, questa è la sostanza. Quando invece deciderete di andare a tenere premuto il tasto, qua non ci sono descritti i tempi di cooldown, ma essendo un tap, quindi una pressione singola e una pressione prolungata, la pressione singola avrà un cooldown molto ridotto. Fate finta che sia attorno ai 5 secondi, qualcosa meno. Quando terrete premuto invece, cosa succede? Lei farà il suo colpo di ghiaccio, ma non solo. Farà un danno ovviamente di ghiaccio a tutti i nemici attorno, cioè di fronte a lei, come prima esattamente, quindi il danno Conal esattamente come prima, e tenendo premuto però si consumeranno le stacche che avete precedentemente caricato, quindi quelle due spadine andranno a colpire il nemico, abbassando la difesa fisica, come vedete qua, e la difesa cryo del nemico. Non si sa per quanti secondi, ma immagino che sia per la durata della combo. Ogni volta, vedete, ogni stack del Grimart, quindi della spadina che si crea, viene convertita in un colpo di ghiaccio che fa danni crio a tutti i nemici attorno. Quindi il danno che arriva dalle spadine che poi vanno a pioggia sul nemico è un danno di elemento ghiaccio che non colpisce più i nemici davanti, ma colpisce i nemici attorno all'area di esplosione. Come potete vedere qua dall'immaginetto, infatti ci sono dei danni differenti. Boom, boom. Voi avete il primo danno ghiaccio, arrivano le due spadine, quindi fanno ulteriore danno ghiaccio, 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 e poi avete vedete, l'ultimo danno, gli ultimi due danni che sono due danni bianchi. Questo perché l'esplosione che viene generata dal consumo di due stack, oltre a fare quello che c'è scritto sotto, va a fare un'esplosione che effettivamente è un danno bianco, conta come un danno, come se fosse un danno anche di una spadata. Ed ecco perché vedete i due danni bianchi. Durante la live abbiamo analizzato questa cosa e per quanto non ci sia scritto abbiamo pensato tutti che uno dei due danni fosse lo Shattered, cioè quando un nemico congelato viene colpito da una Claymore, quindi viene spaccato di ghiaccio e viene inflitto un ulteriore danno nella reazione elementale, che è lo Shattered appunto. Qua viene fatto esattamente due volte, uno il danno della skill, l'altro il danno dello Shattered, che è sempre ovviamente fisso. Vi ricordo che lo Shattered, come le altre reazioni elementali, diciamo secondarie, l'Overload, eccetera, sono delle reazioni che nel prossimo periodo andranno a essere buffate di una percentuale abbastanza importante. Non diventeranno comunque mai come il Vaporize, il Melt, quelle reazioni del 200% che sono ovviamente straordinarie, ma comunque andranno a essere un pochino aumentate anche per bilanciare un pochino la differenza appunto tra quelle reazioni super utilizzate e le altre che sono un po' più bisfrattate. Abbiamo poi la mossa finale, la Q, l'Elemental Burst di Eula. Qua dice che, come vedete, fa un colpo, molto, anche questo molto simile all'animazione di Diluc. Onestamente non sono molto felice di questa cosa, perché vorrei un po' più di cura in un personaggio 5 stelle, sinceramente, però vabbè, questo è un altro discorso, potremmo parlarne più avanti. Come vedete, lei fa un danno iniziale di elemento ghiaccio, di nuovo, congela i nemici, perché ovviamente sono di ghiaccio, sono di acqua e il danno è di ghiaccio, e poi c'è questa spadina che viene creata sul campo di battaglia, vedete, che dopo qualche secondo esplode e fa di nuovo un danno ad area. Come vedete c'è di nuovo il secondo danno, quindi il danno dello Shattered e il danno della skill. Sono sempre due danni che vedete, uno è fisso, l'altro varierà in base alle, diciamo, alla statistica, al moltiplicatore, eccetera. La cosa importante, la cosa interessante di questa skill è che lei ha bisogno di caricare questa mossa. Vi spiego cosa intendo. Quando è presente la Lightfall Sword, che è quella spadina che vedete qua, cioè questa che si crea quando lei fa la skill, ve la faccio vedere così siete tranquillissimi, vedete questa spadina che si crea in questo punto, voi avete la resistenza aumentata alle interruzioni nuovamente, quindi sia l'Elemental Skill che l'Elemental Burst aumentano la resistenza alle interruzioni di Eula, che sarà ovviamente una cosa importantissima per quello che vi sto per spiegare. Quando gli attacchi di Eula, quindi solo i suoi attacchi normali, insomma, di Eula, Elemental Skill o Elemental Burst, infliggeranno danno ai nemici, qua non viene detto colpi caricati, quindi andiamo poi a vedere anche questo, tutti questi potranno andare a caricare di potenza questa Lightfall Sword, che è quella spadina, creando quindi, cioè andando a creare stack di energia per la spadina una volta ogni 0,1 secondi. Una volta che la durata dell'effetto termina, la Lightfall Sword esplode sul campo di battaglia violentemente, facendo danni fisici ai nemici nelle vicinanze. Questo danno scala in base al numero di energia che la spadina ha accumulato durante questo periodo di tempo. Ora, qua dice che si crea
questa Lightfall Sword per 7 secondi. Quindi tutto quello che riusciamo a fare come Normal Attack, come Elemental Skill o Elemental Burst, fatto di nuovo da lei, eccetera, va ad incrementare l'energia che poi andrà ad esplodere per fare danno all'aria. Qua dice che ovviamente se Eula lascia il terreno, la Lightfall Sword esplode immediatamente. Potete usarla per qualche combinazione. In live avevo fatto l'esempio degli scudi dei maghi, delle botte dei maghi. Vi è capitato, vi sarà capitato tantissime volte, immagino, che i maghi, voi state per fare la ultimate o qualcosa del genere, e loro cominciano a e se ne vanno. Bene, facendo questa cosa, semplicemente switchando, avrete comunque l'opportunità di fare un danno anche in questo. È un esempio un po' banale, lo ripeto qua come ho fatto in live, però era per farvi capire un utilizzo possibile dello switch in quel caso. O semplicemente per uccidere un nemico che sta per finire la sua vita al posto di fare chissà quale danno. Sta morendo, gli manca poco così di vita, non aspetto i 7 secondi, switch, boom, ciao, ciaone mostro, ciaone, torna sottoterra. Questo è il discorso. Ora, andando un po' più nello specifico, io trovo che questo personaggio possa essere abbastanza solido. Ora, io la pullerò, ho il PT garantito, quindi sono abbastanza convinto di riuscire ad ottenerla. Potrei dover shoppare, ma pochissimi euro questa volta, quindi sono abbastanza tranquillo, perché sono circa 40 pull fatti, se non erro, quindi manca poco al PT, ci dovrei arrivare. Ero molto indeciso poiché io non ho al momento, e immagino che anche alcuni di voi siano nella stessa situazione, artefatti adatti ad utilizzare Eula nel suo mondo, cioè il Pale Flame, cioè Double Stained, Double Flame, cioè cose del genere, ovvero Physical Damage. Perché? Perché in questo account io non ho mai tirato su Kachin rispetto al mio vecchio account, in questo account rispetto all'account free to play non ho mai tirato su un Razor, quindi non ho nessuna predisposizione a quel tipo di approccio al combattimento, Sinien o cose varie, Rosaria non ce l'ho purtroppo, quindi non ho potuto fare niente di questo tipo. Però, tutto questo mi dovrebbe limitare in qualche modo alla possibilità di avere comunque un personaggio nuovo 5 stelle di un elemento, il physical in questo caso, passatemi il termine, che comunque non ho mai sfruttato, che comunque non ho mai apprezzato fino in fondo, in un tipo di arma che a me piace, che è la Claymore, e in un tipo di elemento che è il ghiaccio, quindi uno dei due elementi che servono per il Superconduct, secondo me potreste comunque pensare di pullare. Ora capisco che ci siano un milione di leak in giro, che ci sia un personaggio in arrivo che sembra veramente molto figo, e sono interessato ovviamente anche io, non ne possiamo parlare, lo sapete, ma sappiamo tutti benissimo, guardiamoci negli occhi chi sta arrivando, chi dovrebbe essere uno dei prossimi. Però allo stesso tempo mi dispiacerebbe non pullare un personaggio che comunque sembra essere parecchio parecchio forte. Ora resterà da vedere quali saranno le percentuali giuste, quali saranno i moltiplicatori, le passive, tutte cose che vedremo in futuro. Però nei prossimi giorni, appena verrà presentato magari ufficialmente a pochi giorni dal lancio, di solito un paio di giorni prima. Però rimane il fatto che, salvo che questo personaggio dipenda tantissimo dalla costellazione, come spesso accade, ma accade per praticamente tutti i personaggi che abbiamo, che il loro vero potenziale venga fuori solo con la costellazione, almeno a uno se non di più, ma probabilmente sarà anche peggio qua, reputo comunque che sia un personaggio utile, perché è vero, il physical damage fa un po' più di fatica contro buona parte dei mostri, contro buona parte degli scudi, contro buona parte delle cose, ma ricordatevi che in questo gioco, il team è composto da 4 personaggi. I DPS sono tantissimi, sono ovviamente interscambiabili, i DPS sono il tipo di personaggio più utilizzato e che più c'è all'interno del gioco, quindi sono d'accordo su tutto, però comunque il team è sempre fatto da 4 personaggi. Avete un super equipaggiamento per un Razor, una Eula potrebbe essere altrettanto interessante, perché primo si sviluppa in un elemento differente da quello dell'elettro, quindi vi dà anche possibilità di combinazioni differenti. Un secondo ghiaccio andrebbe a migliorargli le statistiche per quanto riguarda il Cryo, e lei il Cryo lo infligge comunque abbastanza spesso. Sembra un buon personaggio, e secondo me godetevi quello che c'è nel gioco, pian piano, senza troppa fretta, senza troppa cosa, ci sarà sempre il tempo di fare tutto, e se come me non avete troppa fortuna negli artefatti e dovreste solo vestirla con equipaggiamenti un po' di fortuna finché non troverete il full pale flame della vita, pazienza, giocate come riuscite, portate su i talenti, sviluppate qualcosina pian piano nel tempo, andate a farmare per il personaggio che sta uscendo e non per quello che arriverà fra 8 mesi, perché capisco tutto, soprattutto per chi gioca free to play. Ho fatto un'esperienza di 51 livelli AR, quasi 52, in un account completamente free to play, quindi so benissimo quali sono i drammi dell'essere free to play, di non supportare tra virgolette il gioco a livello di spese, anche solo tutti i mesi, anche solo per il battle pass e per il Blessing che dà le 90 primogems ogni giorno. Capisco bene tutto, però ripeto, se avete la possibilità potrebbe piacervi, è un personaggio che potrebbe andare strabene. Non ho idea di come sarà in una tier list, non ho idea di come sarà in un abisso, non ho purtroppo queste informazioni, non ve le posso dare, però ripeto,
non vi fidate troppo di questo personaggio, secondo me solo per il discorso dell'elemental. Ricordatevi però che potrebbe non essere esclusivamente physical, potrebbe essere comunque un ibrido che funziona abbastanza bene in entrambi i casi. Se badate bene a quello che succede in queste foto, noterete che per quanto ovviamente lei adesso abbia una Royal Sword, quindi niente di particolare, una Royal Greatsword, quindi niente di esageratissimo, però c'è questa cosa qua, vedete il tap, aspettate un momento qua, guardate i danni che ci sono, le spadine fanno tre colpi, cioè avete tre colpi, uno, due, tre, quattro colpi Crio e due colpi fisici, uno allo shatter ed uno nel colpo. Non è impossibile che questo personaggio possa essere buildato attorno all'elemento ghiaccio piuttosto che all'elemento fisico. Farà comunque dei danni spropositati a livello fisico, perché ovviamente è pensata per quello, avrà moltiplicatori molto alti, una Claymore. Però potrebbe anche essere valida l'opzione di un Chongyun all'interno del team per avere il doppio Crio, per avere con una costellazione 2 di Chongyun, per avere la possibilità di ridurre i tempi di ricarica delle sue skill che già sono molto bassi, quindi continuare a spammarle all'occorrenza, avere sempre la resistenza, avere la possibilità di avere un permafrost con Xingqiu, avere tantissimi tipi di elementi che potrebbero essere interessanti, come il solito Bennett anche che entra e fate solo il melt, quello che volete voi, però rimane il fatto, o una Amber, potrebbe tornare utile Amber, perché nel tempo in cui voi fate la pioggia di Amber, e fate questa mossa, ogni colpo di ghiaccio andrà a diventare in melt 150%. Ci sono mille opzioni, anche quella di Chongyun potrebbe essere utile, ripeto, per l'elemental skill, per il cooldown, ma soprattutto per la skill in sé. Lei potrebbe iniziare a colpire pesantemente solo di elemento ghiaccio, andando quindi a mettere una coppa di elemento ghiaccio e andando a risultare utile per il team nel suo elemento piuttosto che nel physical all'occorrenza. Poi ovviamente potete switchare e fate quello che volete. L'arma sarà ovviamente importante, l'arma del banner che sembra arrivare per lei sembra fortissimissima, ma ci sono comunque tantissime valide opzioni anche se non siete il top whale del mondo. Non vi fate spaventare da questa cosa, datele una chance. Sono il primo a essere un pochino titubante perché il personaggio che sembra arrivare dopo mi piace molto. I personaggi che potrebbe avere in futuro sono molto più gasato da quello che non da lei, per quanto lei sia bellissima esteticamente eccetera, però raga, ho imparato ad apprezzare il gioco per la sua varietà, ho imparato ad apprezzare il gioco per la possibilità che ti dà in termini di team building e prove e test e divertimento attorno a questa cosa. Secondo me Eulo potrebbe essere un personaggio che per come funziona nelle sue meccaniche andrà a rendere comunque felici i suoi utilizzatori in ogni caso. E sono curioso davvero di sperimentare alcune combo che ho in testa qualora riuscissi ovviamente a trovare determinati artefatti, determinate composizioni che sono interessanti. Ve ne dico un'altra in chiusura del video, giusto per farvi capire una cosina. Ricordatevi che è uscito da pochissimo il Millelit. Ora, immaginate un personaggio di ghiaccio che continua a mettere il ghiaccio quando vuole e immaginatevi di avere una Fischl full Millelit, vestita bene col Millelit, quindi che abbia statistiche per fare danno, che continua a hittare con Oz, amplificando continuando ad alimentare quel più 20% di attacco per i personaggi che ci sono dopo, e nel frattempo ci mettete un sacrificio al bow. Così. Immaginate di fare queste due scenette. Ciao ragazzi. Mi raccomando.